Signore e signori, buonasera, bentornati a House Flipper 2. Sono preso benissimo, non si spiega, ma andiamo a fare... Non avevo mai visto il giardino di sta casa comunque. Carino, con l'altalena, il barbecue, simpatico. Vendi tutto. Tutto. Gazebo, tutto. I fiorellini, cazzo mi frega i fiorellini, dammi qua i soldi. Bisogno di soldi per fare il flip. Tutto vendi. Butta e vendi. Allora, no, dobbiamo fare il montaggio. Possiamo montare una lampada da tavolo che dici, perché non montarla? Montiamola. Siamo qui, montiamola. Allora, che si fa? Che si fa? Si mette una cosa così, intanto si apre anche lì. Si apre questo. Molto semplice, in realtà, il montaggio di questa lampada. Bene, poi assembla. Come si fa? Beh, immagino di dover piazzare, esatto, questo. Dover inserire i... Come cazzo faccio a mettere? Ah, ok, così. Questo e quello. E lo devo avvitare fino alla zona verde. Che bello, Ikea Simulator. Siamo tornati, bitches. Mettiamo anche di qua fino al verde. Fantastico. Poi si mette questo qua. No, si mette questo qua. No? Cosa devo mettere? Questo qua? Esatto. Sotto. Sotto. Ok, sotto andiamo a mettere il gancino che andiamo ad avvitare giusto giusto. Oh, ma cazzo, ho sbagliato. Sono riuscito a sbagliare, io non ho parole. Qua mettiamo la lampadina. Questa bisogna stare attenti che sennò rompiamo. Perfetto, perfetto. Si mette questo e lo si mette qua. Passaggi zero su- assembla. Ma cos'altro devo fare? Pure i circuiti? Ah no, mancano... Vabbè, mancano le ultime cose. Una di qua. Le avvitiamo anche queste. Con molta calma. Sono riuscito a sbagliare un avvitamento. Io non ho parole. Un po' volevo vedere cosa succedeva. Però, top. Finito l'assemblaggio. Finisci meno di 1:10. Che cazzo sono, svedese? Cioè i cani del sangue ora, secondo loro. Non ha capito il gioco. Ok, beh, un po' palloso in effetti, speravo meglio. Andiamo a comprare una casa. Case? Possedute? No, voglio comprarla. Allora, vorrei comprare qualcosa più di un semplice rimorchio. Non so cosa voglia dire. Sopra il garage? Oddio, questo è un disastro. Mi piace, compriamola. Andiamoci. Momento di giocare un po' al Monopoli, signori. Madonna, che bello. Tutto sto disastro. Vendi tutto. Cazzo, pure le mattonelle devo piazzargli qua. Allora, questo in realtà lo buttiamo via. Guarda, mettilo, boom, di là. Non riesce ad andare oltre? No, siamo bloccati. Va bene. Qui, madonna, che disastro. Che bello. Piace quando ci sono i disastri. Buttiamo tutto. Qui, altra merda. Si butta tutto. Ok, e ora invece bisogna vendere. E quindi vendiamo, signori, anche le piante, perché qua bisogna fare un po' di pulizia. Questo garage tutto distrutto. L'albero, vendi. Che domande. Si vende tutto. Sì che la mia domanda poi è un'altra. Cioè, se non la arrediamo, ma la flippiamo e basta. Cioè, flippiamo, se la ristrutturiamo. No, cazzo. Aspetta, devo duplicare sta roba, se no è un casino. Che ci manca un... No, perdonami, devo duplicare questo. Devo girarlo così e metterlo lì. L'ho venuto per sbaglio, non volevo. Cambia stile. Posso cambiare stile di sta roba? Posso cambiare il materiale? Plastica? Ma cazzo, figata. Tipo un ciliegio americano. Fantastico. Bello. Un po' cazzuto, però va bene lo stesso. No, non voglio cambiare questa roba, voglio venderla io. Posso venderla? Grazie. Tutte ste menate. Ecco, magari il muro non lo vendiamo. Di qua abbiamo un garage, un bagnetto. Ah, ma che cazzo? È un garage e basta davvero? Ah no, si sale. Ah, beh, è bello. Cioè, è bello. Luminoso, perlomeno. Tante finestre. Guarda che disastro che c'è qua. Sento un po' Harry Potter quando fa così. Le finestre? Ma non sono brutte, basta pulirle. Carta da parati devastata, butta tutto. Qui, guarda, non ne parliamo neanche. Bello un po' lo stile retro, ma qui più che retro, ho abbandonato, ok? Allora, devo dire che
vendere la casa in house flip mi dà una botta di dopamina che non so se è molto sana come cosa, il fatto che mi piaccia così tanto vendere le cose in house flipper, cioè anche fosse la vita reale, fossero soldi veri, un altro discorso. Però allora, perdonami, questo posso cambiare lo stile, quindi mi stai dicendo, giusto? Base, beh oddio, cos'è? Pelle di coccodrillo, pelle di alligatore, mortacci. Colore, ma un bel giallo, seleziona. E non mi è costato nulla? Incredibile. Un po' overpowered questa cosa, posso dirlo? È un po' overpowered. Va bene, c'è qualcos'altro da vendere? Sicuramente sì. Tipo il bagno. Ma proviamo a fare questa roba del cambio stile, che magari... No, ora voglio vendere. Cioè che ne sai, magari ce la salviamo in corner senza dover fare sbatti incredibili. Perché allora, il negozio è un po' scomodo. Anche perché per vedere tutto, cioè, ci metti un secolo. Ok. Puliamo? Certo che sì, ragazzi. Si pulisce tutto. Qua è tutto da dipingere. Tutto. Guarda che disastro. Bella pulizia ai vetri. Che serve. Oh, ma che bellino. Come nuovo. Ok. No, volevo pulire anche questo, per favore. Grazie. Anche quello sopra. Ah, che goduria. Topperia. Allora, sì, qua bisogna fare un lavoraccio, eh. Però prima puliamo, che ce n'è bisogno. Poi ristrutturiamo. E voi direte, forse se prima ristrutturi non devi neanche pulire. Oddio, non so come funziona. Probabile. Oh, la madonna, cazzo, è morto qualcuno qua. Mortacci. Minchia, quanti punti esperienza che mi fa sta casa. Guarda qui, quanto sporco. Godo. Oh, la madonna, è cambiato il colore della parete. Cazzo, sono andato qua con la vaporella. Domanda, ma posso fare ancora un upgrade, pulizia? Oh, siamo lì, manca poco. E velocità spray, però insomma non è che posso migliorare tantissimo purtroppo. Ok, punto pulizia, aumentiamo questo. Che se io faccio così, no, come faccio a spruzzare R? Che pulisco più veloce? Beh sì, pulisco molto più veloce in effetti. Io premo R, sì, va più veloce. Ah, e poi mi mostra anche giustamente la macchia, che sembra una cazzata. Ma non lo è. Ok, non penso che in realtà stia cambiando moltissimo con spruzzino o senza. Ui, con mollica o senza? No, vabbè, più o meno. Cioè, spiegami a cosa serve lo spray pulitore. Sì, è più veloce. Più veloce, ok. Ah, però non è lo spruzzino per il vetro? È un po' di vetril? Che cazzo, ti costava tanto aggiungermelo all'arsenale? Pezzo di merda. Ok, vediamo come siamo messi. È ancora pieno di sporco qui, eh. Comunque una roba che odio, la cazzo di animazione. Qui, levami l'animazione. Una perdita di tempo insulsa. Fai pulire e non rompere il cazzo. Poi che cazzo di braccio lungo c'ho? Che arrivo ovunque. Vabbè, ok. Qui, altro sporco? Per forza. Questo ho sporcato io? Probabile. Allora, per la vernice, io onestamente gliela imbiancherei. Io gliela imbiancherei, non so voi. Posso finitura superfici, tipo posso levare questa roba qua? Apri? Apri cosa? E cosa ho aperto? Il bagno? Il bagno, cazzo. Non funziona così però, che cazzo sono un fantasma che aprono le robe da lontano. Qui tutto sporchissimo, mettiamo via. Pam, non esce, vabbè, ci abbiamo provato. No, allora, pittura, pitturiamo tutto, figa, tutto. Ok, allora ho bisogno di vernice. Bianco, vernice bianca, pittura, no, ok, verde caldo, no scusa, io ho bisogno di finitura superfici, pittura, perché non c'è il bianco, scala di grigi, perché scala di grigi, io avevo bianca e basta, non c'è bianca, ok, metti qua, compri un paio che secondo me servono, allora. Si è detto, da lì in cima io lo farei tutto. Oh, sì. Vernice esaurita. E mica va via veloce, eh? Maledetta. Scusa, ma posso fare un upgrade? Esiste un ulteriore upgrade per il mio bro? No, dai, vai di là. Ah, merda. Ok. Ecco, allora, il fatto che io debba ogni volta selezionare la zona è un dito in quel posto che madonna lascia stare, eh? Davvero. Vieni qua. Ok, il mio mouse non ce la fa. Forza un po', sali un po'. Ok. Molto meglio. Molto meglio, signori. Allora, posso selezionare... No, volevo selezionare da lì. No, da lì, per favore. Ok. Ah, qui. Grazie. Ok. Quando mi dai un upgrade, urca. Ok.
Continua la nostra avventura all'insegna della vernice bianca. Oggi facciamo proprio gli imbianchini. Ok. Madonna, quanto è molto più luminosa. Figata. Allora andiamo da qui in sotto fino qui in sopra. L'ha presa? No? Se non ce la fa? Troppo ampia? No, dai, ce l'ha fatta. No, ho già finito la vernice. Merda. Chiamiamo un altro qua. Ah, posso usare anche la tastiera. Beh, mica è effettivamente molto comodo. Ah, così puoi fare le cose dritte. Io parto qui, gli dico D e lui ce la fa tutta. Top. Ok, ufficialmente nuova cosa più tediosa del mondo, dipingere di bianco. Però che figata. Anche il soffitto? Tocca. Tocca anche il soffitto. No, ma finisce sempre sta cazzo di vernice. Minchia, 4 barili? Beh, secchi? Barili è un parolone. Tanto, eh? Non vedo l'ora di avere lo stile libero. Ok. E la stanza? Va che bella. Madò che luminosa. E qua. Ora, di qui, beh, mi basterebbe rivitalizzare un po', perché la carta da parati c'è. Qua però il sotto è tutto distrutto. Tutto distrutto. No, questo è proprio rotto. Niente, vendiamo. Anche il divano? No, il divano è l'unica cosa che voglio lasciare. Vediamolo così, raga. Dopo questa missione divento in bianchino premium. Guarda qua. Dai, che abbiamo quasi sbloccato lo stile libero. Godo come un riccio. Dammi la vernice, mettiamo di qua. Che tocca verniciare tutto. Dove c'è mattone voglio verniciare. Oh, punto vantaggio. Godo, stile libero. E ora mi succhi tutto. Va, che bello. Andiamo dove cazzo vogliamo. Ma bisogna stare sicuramente un po' più attenti, perché il rischio... A parte che finisce in un secondo la vernice, però vabbè. Lo dicevo, il rischio di colorare cose che magari non vuoi colorare c'è. Quindi devi stare più attento. Però mamma mia, quanto va molto più veloce. E di nuovo esaurita. Top. Oh, continua a finire comunque, eh. Madonna, ci basterà per fare tutta la casa? Voglio imbiancarla tutta. Vuoi vedere, solo flippando così quanti soldi ci dà? Cioè, ristrutturando, non flippando. Non voglio arredargliela, però. Finita questa casa, probabilmente avrò la vernice al massimo. Come skill, intendo, eh. Anche perché non so cos'altro potrei intendere. Ok. Il soffitto. Già finita di nuovo. Vai, compriamo un'altra due. Aspetta, posso rubare? Vendi. Ok, meglio. Che figata, addirittura posso superare le travi di ferro. Cos'è? Sono il super imbianchino. Ultimi dettaglini che vanno comunque fatti. Qui non si vede nulla. Qui invece sì. Beh, un po' di mattone non è brutto da vedere. Ok. Tutto bello bianco, fantastico. Pavimento, beh, pavimento andrebbe cambiato con un buon parquet nuovo. O no, c'è il legno. Carta da parati. Parquet, no, parquet non me lo trova. Legno, ecco, legno di colore caldo. No, io vorrei questo qua. Compriamone un paio e vediamo come funziona. Bello. Come quello che ho nel mio studio. Si vola. Posso fare anche con la misura più grande. Ma come godo. Ecco, avrò bisogno di un bel po' di questi, eh. Ah, fortunatamente qui non si può sbagliare. Bisogna solo essere attenti a piazzarlo ovunque. Che fai, te ne privi? No, eh. No, cazzo, ho sbagliato. Non volevo metterlo lì. Finitura superfici, c'è un bonus. Cosa succede? Sollevamento pesi. Posso portare più piastrelle. Ok, top. Di lusso. Quindi praticamente dura di più. No, invece no, era finita la scatola. Oh, va qua che bellino. Ok, il bagno anche. Beh, il bagno forse... Beh, intanto una bella imbiancata. Non gli leva nessuno sto cazzo di bianco. Cioè di bagno. Allora, cerchiamo di lasciare intatte le piastrelle. Cerchiamo però la chiave, però. Oh, ok. Guarda quanto è molto più luminosa, eh. Incredibile come il bianco sblocchi tutto. Vernice nuovamente esaurita. Ok. Vabbè, qua abbiamo detto che vi emendiamo tutto. Abbiamo cambiato idea, non vogliamo arredargliela. Anche la doccia. Ok. Ora, finiture qui. Vediamo. Vediamo cosa possiamo usare. Ah, bello questo. Ceramica. Fasano. Vai. Usiamo il fasano. Che fai? Te ne privi del fasano? No che non te ne privi. Cos'è? Un lemure? Stile. Cioè, beh, magari non bello, ma sicuramente stile. Ok. Bellino. Vai, vendi tutto. Anche le porte potremmo cambiarle. Oddio, non è che siano...
eccessivamente necessità di qui perché non ho dipinto. Vendi sta roba qua, vendi questo anche, che è brutto. Ok, allora dipingiamo questa roba qui, che non so perché si è salvata, anche le travi di legno, che almeno gli diamo un po' di vita. Minchia, sono qui da 40 minuti, è un lavoro vero. Sta vernice, pittura bianca, mettiamola qua giù che bisogna lavorare tanto. Madonna, qua non ho ancora pulito niente, pare che devo fare ancora fuori, tra l'altro. Che disastro, che disastro. Allora, aspetta, molto calmi. Puliamo prima ciò che si... raccolta rifiuti. Cos'è che c'ha? Cos'è che posso fare con la raccolta rifiuti? C'ho il sacco più grande, vabbè. Ho fatto il massimo qui. Chissà cosa succede quando raggiunge il 100% del massimo. Ottima domanda. Vai, vai, butta tutto, butta tutto. Mi fai buttare sta roba? Ah, va venduta, ok. Apri il garage. Ok, ah ma minchia, dobbiamo fare ancora una marea di roba. Guarda che è tutto sporco. Di qui, ho usato da buttare. Questo era un bagno una volta, credo. Ok, beh, pulito. Allora, non abbiamo ancora pulito tutto in realtà. Qui è tutto da pulire. Qui non ne parliamo, guarda che disastro. Guarda quante infiltrazioni. Pulisci, pulisci, l'umidità qua fa danni. Ok, anche poi tutti questi graffiti. Si vede che era proprio abbandonata come casa. Succede, succede. Apri la porta, fai cambiare un... ma che bello tutto, ma allora qua siamo molto calmi. Bisogna di un'impalcatura per arrivare là in cima, o ci arrivo? Speriamo di arrivarci, non lo so. Ok, ok, con calma, ma ce la facciamo. Meglio? Ok, dai, un pochino meglio. Ma imbianchiamo la casa anche fuori? Oddio, aspetta, prima arriviamo tutta sta merda. E io imbiancherei anche fuori, sai. Ok, allora, imbianchiamo prima di qua. Che ce n'è bisogno? Cioè, mica con una rullata non riesco neanche a fare tutta la lunghezza del posto. Male male. Sì, devo assolutamente fare l'upgrade della vernice, perché qua è un... cioè, dire che è un disastro è poco. Madonna. Madonna, sono quasi lì lì che c'ho il bonus. Non vedo l'ora di poter dipingere per tantissimo. Cioè, oddio, non è vero. Però, insomma, avere la possibilità di poter dipingere senza dover riempire ogni 30 secondi il proprio rullo non è male. Non vedo l'ora. Quanto manca? 95. Dai, dai, dai. Finiamo il garage che secondo me ce lo dà. Ok. Ah, punto pittura. Via qua. Mamma mia, era ora. Ora dovremmo essere proprio... beh, in serenità. Non so quanto di più è, ma dovrebbe essere molto di più. Ok. Tipo qua tutta la sala riusciamo a farla con una sola rullata? Non lo so. Capiamo. Pensavo meglio, pensavo meglio. Che è successo qui? Ah, che c'è stata una zona, vabbè, non ci interessa. Ok, questa saletta ce l'abbiamo. Topperia. Ma sta diventando notte? No, è impossibile. Ma è semplicemente buio qua dentro, forse è buio qua dentro. Allora, possiamo dipingere anche sta roba qui? Ah, tutto di botto così. Ma che dici? Bellissimo. Ok, pavimento, pavimento da garage, direi che ci sta da Dio. Allora, puliamo questa roba qua. Voilà. Qua tutto pulito? Sì. Ora non so, onestamente. Allora, qua bisogna finire sicuramente la parte frontale con duplica. No, non mi fa duplicare un cazzo. Questo lo mettiamo così. Ok. Un po' più strano. Cioè, non è lo stesso, non è la stessa altezza. Posso duplicare anche questo? Metto tipo così. No, vedi, non funziona. No, vendiamo, vendiamo questo. Vediamo anche questo. Ma guarda, mettiamo tipo un mattone. Però, cioè, dovrei essere io. E accessori per l'edilizia, elementi architettonici. No, eh. Calcestruzzo grezzo. Vediamo se ci piace lo stesso. No, scusa, come faccio io qui a mettere dei mattoni? Tetto? No, non è tetto. Blocco forato? Non mi sembra il caso. Ma proviamo con un blocco forato. No. Non è ciò di cui ho bisogno. Come cazzo faccio io a correggere sta roba? Bits and bobs? Cazzo è? No? Ma è... non me l'ha mostrato nel tutorial questo, bro. Cazzo è sta roba? Un insetto? Sarà una pianta? Ah, ok. Ora meglio. Ora meglio. Però io i mattoni... come cazzo faccio con i mattoni? Ragazzi, non capisco. Onestamente, non capisco. Qui sopra è tutto pulito?
tutto bello. Ah, magari vendiamo le cose che non ci servono più. Il divano abbiamo detto che lo lasciamo, ci mettiamo fuori. Però scusa, non posso vendere la casa così. Stampaggio edilizio? Eh no, ma che cazzo, è minuscolo. Posso aumentare la dimensione di questo? No. Cioè, che cazzo mi serve? Non capisco, ragazzi. Fa male la testa. Non sto capendo. Colonna. Non voglio la colonna. Voglio un mattone. Posso avere un mattone? Sacco di cemento. Ma me lo fai usare? Ok. E mo? Non lo fai mica usare. Allora sei un pezzo di merda. Cioè, non ci sono molti altri modi per raccontare. Scusa, se io cerco un mattone. Ma questa è una finitura. Io non voglio la finitura. Cioè, ho bisogno del mattone. Basta, mi sono rotto il cazzo. Vendi tutto. È un problema di chi se la comprerà. Ora, io l'ho flippata tutta, l'ho pulita. Molto più bellina. Qua ci si può costruire una bella casettina. Guarda, puliamo anche il giardino, così non ha di che lamentarsi. L'assist che comprerà sta roba. Tutte le piantine qua, vendi tutto. Non si voglia avere nulla qui nel giardino, tutto pulito. Bello? Ok. Ristrutturata è ristrutturata. A parte sta roba qua, ma non capisco come cazzo funziona. Vediamo se me la fa vendere. Case d'asta. Urca, siamo sotto di 40.000. Dammi qualcosa. Bro, dammi qualcosa. 23k e non l'ho neanche arredata. Mica male. Kerry. Però scusa, io non avevo detto che doveva uscirmi almeno due. Dovevo uscirmene. Quando vengo a casa avrei due acquirenti tra cui scegliere. Ma non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso. Mi sta dando 23k. 24, è aumentato? Forse è aumentato. Vabbè, ce la prendiamo lo stesso. Ce l'abbiamo lo stesso. Continua. Fantastico. Per forza. Mica squadra un'ora. Lasciamo stare. Signori, per questo video è tutto. Ci vediamo domani con un altro video. E ciao a tutti.